Ora il campionato, che si chiama di nuovo Serie C, è davvero dietro l'angolo. Domenica prossima scatterà infatti il torneo 2017-2018, che vedrà la Lucchese di scena sul campo del Siena nel primo di tre derby intensi e difficili, complicati e ricchi di insidie. Tra l'altro, solo giovedì conosceremo il resto del calendario. Uno alla volta, direbbe, anzi avrà pensato anche il buon Giovanni Lopez. In effetti il tecnico rossonero non si fascia la testa, non è nel suo stile, ma sa che l'abbrivio stagionale sarà tutt'altro che semplice. La Pantera è infatti chiamata alla difficile trasferta di Siena, che già così non si profila proprio una passeggiata e che è resa ancora più ostica dalle ridondanti assenze cui la Lucchese deve far fronte. Tra infortuni e squalifiche, residue dello scorso anno, sono diversi i giocatori costretti a dare forfè, quattro addirittura i titolari o presunti tali, che parlare di una Lucchese rabberciata non è assolutamente esagerato. Li citiamo in ordine sparso: Fanucchi, Tavanti, Nolè e Cecchini. I primi due sono squalificati e quindi li rivedremo la settimana successiva nella gara interna con il Pontedera, mentre sul conto del capitano e del forte laterale sinistro, infortunati, ci vorrà ancora un po' di pazienza. Assenze pesanti, cui Lopez si prepara a porre rimedio con qualche aggiustamento. La settimana è appena agli albori e di giorni al match ne mancano ancora diversi, ma specie laterale di centrocampo è qualcosa più di un'ipotesi, e per il resto troveranno spazio anche elementi come Baroni, Bragadin e Russo, giovani su cui puntare, porre la massima fiducia e per i quali il banco di prova Siena sarà importante per capire di che pasta sono fatti.